Luoghi lisergici e terrificanti, tra ispirazioni fantasy e strutture apparentemente incomprensibili. Grovigli di personaggi fuori di testa che riempiono le pagine proprio come tasselli in un mosaico. E un immaginario che diventa simulacro dell'intero manifesto fumettistico underground e anche qualcosa in più. Tutto questo è racchiuso nell'intera produzione fumettistica e non solo di un autore seminale per il mondo sotterraneo della nona arte. Oggi non vi parlerò infatti di un'opera singola, ma dell'intera estetica di un autore, uno di quei personaggi che è stato in grado di ispirarne tanti altri, ma che al contempo potrebbe non essere conosciuto ai più nel panorama del fumetto mainstream. E questo anche per il suo essersi mosso sempre un po' lontano dalla luce dei riflettori, lontano dal chiacchiericcio. E questo lo dimostra anche il fatto che sia praticamente impossibile trovare sue foto online. Oggi vi parlo di un reietto, di un folle, di un genio visionario assoluto, ovvero di Matt Brinkman. Nato nel 1973 a Austin, Texas, Matt Brinkman ha studiato arte, serigrafia e scultura ed è stato artisticamente prolifico principalmente tra gli anni 90 e i primi anni del 2000, spaziando come artista a 360 gradi nel fumetto e nelle arti visive in generale, e anche come musicista per le band Mind Flayer e Forcefield, facendo quindi sempre contaminare un po' le arti e addirittura mettendo nel suo immaginario visuale influenze con derive che arrivano dirette dal metal e dal noise rock. Una cosa che traspare forte e chiara anche nei suoi fumetti più famosi come Teratoid Heights e Multiforce, di cui vi parlerò tra poco. In qualunque opera abbia mai lavorato comunque, e basta sfogliare una delle sue opere a fumetti per capirlo, secondo me quello che emerge principalmente della produzione artistica di Brinkman è la sua urgenza a mettere su carta o far uscire fuori i suoi mondi. Immaginari enormi e visionari che hanno tutti, in un modo o nell'altro, connessioni e fili conduttori che si ripetono quasi come ritornelli in un pezzo musicale. E oltre a questo c'è anche sempre la volontà di non collocarsi mai in un genere, evadendo dai canoni e incarnando appieno tutto quello che il termine underground dovrebbe rappresentare, senza messaggi particolari, senza pretese di temi, ma arte che nasce per l'arte stessa, confondendo, attraendo, respingendo a volte, ma in ogni caso sempre senza cercare alcun tipo di compromesso. Non si può parlare di Matt Brinkman però senza raccontare come egli sia stato indissolubilmente collegato a un'enorme esperienza di creazione collettiva seminale per il mondo del fumetto e non solo. Un nome che ancora oggi riecheggia nel mondo dell'underground e che farà drizzare le antenne a molti di voi, ovvero Fort Thunder. E vi dirò di più, Brinkman è stato uno dei fondatori, insieme al musicista Brian Chippendale, a Rob Cogshaw e Freddie Jones. Dal 1995 al 2001 a Providence, nel Rhode Island, una ex fabbrica tessile abbandonata ha visto stabilirsi al suo secondo piano un enorme collettivo artistico che è stato fondamentale per la scena underground artistica americana. Un vero e proprio laboratorio artistico che generava senza soluzione di continuità dischi, installazioni artistiche, concerti, video arte, scultura, ospitando addirittura incontri di wrestling e costruendo installazioni, esperienze, labirinti per Halloween e le altre festività. Cuore pulsante di tutto Fort Thunder però erano soprattutto l'arte visuale e i fumetti, che qua raccontavano una strada comunicativa distintiva e alternativa rispetto al fumetto americano classico, cosa che emergeva forte e chiaro nella storica rivista di Fort Thunder, ovvero Paper Rodeo. Una rivista che guardava smaccatamente all'art book francese, al surrealismo, ma anche ai videogiochi, ai giochi di ruolo, alla stessa musica, andando dal drum and bass all'elettronica in generale, il metal, il punk, insomma un universo di pura avanguardia, dove oltre ad averlo ideato, disegnava e pubblicava i suoi fumetti lo stesso Matt Brinkman. E che fumetti! Una serie di mondi intricati dominati dal caos assoluto. Teratoid Heights, Keep Trap e soprattutto Multiforce, la sua opera più famosa, alcuni sono stati pubblicati qui a puntate, altri vedono proprio in Paper Rodeo il loro seme. Una serie di creazioni che avevano un'identità unica che andava oltre l'underground, incarnando appieno il termine di sperimentazione, qualcosa di nuovo, di dirompente,
di mai visto prima. Ognuna delle opere di Matt Brinkman è un qualcosa di immediatamente riconoscibile. Teratoid Heights, ad esempio, è un insieme di storielle scollegate fra loro che vedono interagire figure e creature ricorrenti in ogni frammento. Tutte vivono avventure spietate e ciniche che hanno tutte come perno narrativo centrale il perenne mutamento. Quello del corpo, ma anche la morte e la rinascita. Un vero trip di LSD fatto di creature assurde, di mondi silenti apparentemente inesplicabili che nascondono in realtà un substrato interpretativo sempre più ampio, fatto di condanna, di autodeterminazione e di destino. Ma anche Keep Trap, che è una storia muta, estremamente inquietante, in bilico tra flusso di coscienza e flipbook, questa volta con uno stile visivo molto più graffiato, molto più intricato, quasi cesellato, che ricorda a tratti gli scratchbook di Thomas Ott, ma anche le opere di Jim Woodring, che trascina in un viaggio misterioso che dipana anche nelle sue poche pagine un universo di metafore. Un po' al culmine, e poi vi spiegherò perché, dell'epopea di Fourth Thunder c'è però l'opera più famosa in assoluto di Matt Brinkman, un'opera sulla quale mi vorrei soffermare leggermente di più, perché sto parlando del gigantesco, e non solo di formato, Multiforce. Qui in questo volumazzo enorme e bellissimo telato con intarsi di color bronzo che ci ha portato in Italia Hollow Press, che ha pubblicato tutte praticamente le opere dell'autore. Multiforce è stato concepito da Brinkman inizialmente verso la fine degli anni 90 e poi dopo tra il 2001 e il 2005. E se all'inizio del video vi ho parlato proprio delle contaminazioni artistiche di quest'autore, beh, qua dentro si alimentano ancora di più, andando a toccare in maniera abbastanza esplicita il videogioco e soprattutto il gioco di ruolo, con un'impostazione della tavola, un'impostazione narrativa psichedelica. Creature, mostri, cunicoli, trappole, labirinti. Un mondo sconfinato e dannatamente incasinato tra follia, orrore e black humor. Pazzo, eccessivo, sperimentale, incomprensibile? Beh, certo, ma qui tutto funziona alla grande. In un flusso di situazioni che prendono veramente vita in queste tavole intricatissime e dettagliatissime, e dove è bellissimo vedere come questo enorme parterre di personaggi interagisce con l'ambiente circostante, con le atmosfere, tanto che i luoghi diventano anche loro protagonisti della narrazione, in una serie di avventure e scontri quasi a livelli che trascinano e risucchiano il lettore dall'inizio alla fine. Come ha detto il fumettista Frank Santoro, Multiforce cresce, continua a crescere facendo spiraleggiare la narrazione su se stessa, tracciando una linea di pensiero che si sparge sulla tavola quasi come una ragnatela. E ricordiamo che le spirali contengono al loro interno tutte le configurazioni geometriche. Quest'opera diventa quindi una vera esperienza, un mondo vivo che respira, quasi ipnotizzante sia visivamente che narrativamente, con decine di giochi, di rimandi interni, di impostazioni della tavola che cambiano continuamente, a volte disturbanti, a volte divertenti, ma in ogni caso unici e imprevedibili. E per darvi un'idea di quanto l'immaginario di quest'opera sia ricco, vi dico che esiste anche Multiforce Shit, un volumetto che fa un po' da appendice al volume madre e che contiene tutta una serie di bozze preparatorie, di poster, di schizzi, locandine promozionali, concept art, tutta roba davvero interessante anche qui. Come molte belle storie di sogni, nonostante le proteste, anche l'epopea di Fourth Thunder si chiude in maniera piuttosto tragica nel 2001 con la demolizione dell'ex fabbrica, al posto della quale è stato edificato un parcheggio per un negozio Staples, ironicamente chiuso poco dopo l'apertura. Ma c'è anche una sorta di lieto fine, perché la gloria della scena artistica di quel collettivo ha continuato a risuonare nell'eredità che c'è stata dopo, divenendo un caso praticamente unico e difficilissimo da replicare. Le opere sono state esposte per esempio nel 2002 alla Biennale di Whitney, e dal 2006 al 2019 sono molte le esposizioni che hanno messo in mostra le opere di Fourth Thunder, tra poster e dischi e opere d'arte come fumetti, sculture e dipinti. Matt Brinkman, dopo la chiusura, ha alimentato inizialmente ancora di più la sua natura piuttosto schiva e sfuggente, diventando tra il 2001 e il 2007 resident artist di un nuovo collettivo, Hilarious Attic, e rifiutandosi per anni di far stampare le sue opere e di esporle, tanto che per anni sono state praticamente irreperibili. La cosa però fortunatamente è cambiata un po' nel corso degli anni anche in Italia. Qui grazie all'editore Hollow Press, che come dicevo prima ha ristampato
stampato praticamente tutte le sue opere, in volumi tra l'altro bellissimi esteticamente, che valorizzano molto bene le tavole dell'autore e che spiccano per il grande formato per quanto riguarda soprattutto Multiforce. Gigante. E sempre lo stesso Multiforce ha ricevuto anche un riconoscimento importante a Lucca Comics and Games nel 2019, dove ha vinto il premio speciale della giuria. Brinkman però, nonostante la sua ermeticità, non si è mai fermato nella progettazione di mondi e creature assurde. Oltre al fumetto Cretin, serializzato nelle raccolte di UDWFG, ha lavorato anche a diversi giochi di ruolo come autore, giochi come Cave Evil e Warcalls, tanto che sempre per Rollo Press è anche possibile reperire dei manuali da lui disegnati, come ad esempio Manifest Monsters, nel quale progetta creature sovrannaturali con influenze da gioco di ruolo oscuro, e ha fatto addirittura anche una storia basata su una leggenda proprio della città di Lucca, ovvero il Linchetto. Ed è finita qui? Non credo proprio, perché nel 2016 è stato anche il concept artist principale del videogioco musicale Thumper. Fumetto, scultura, musica, gioco di ruolo, videogioco. Brinkman, attraverso le sue molteplici incarnazioni e anche attraverso i suoi infiniti pseudonimi come Mirk Puffy, Mystery Brinkman, Brink Mangler e Musid Cuspidor, è uno di quegli autori che ha lasciato una delle tracce più profonde nel mondo del fumetto, non solo underground contemporaneo. Dotato di una capacità unica di creare mondi sovversivi e disorientanti, eppure sempre coerenti e affascinanti nel loro sviluppo e nella loro profondità. Creazioni oscure e gigantesche, suggestioni che vanno oltre l'esplicito, scavando quasi alla base più istintiva dell'estro artistico. Una serie di tratti e di storie confusionarie che suonano inizialmente come un qualcosa di troppo ermetico e distorto, ma che finiscono inevitabilmente con il trascinare dentro un pozzo, tra una storia e l'altra, sempre più a fondo, ipnotizzati da questo multiverso di realtà e di avventure che si insinua e che si approccia alle opere di quest'autore proprio come i tratti di inchiostro che fendono le pagine bianche delle sue suggestioni, oltre il canone, oltre le etichette, oltre la semplice narrazione. E beh ragazzi, questo è tutto, questo era il mio mega video di approfondimento su Matt Brinkman. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che la storia di quest'autore, di questo collettivo, di queste opere vi abbia interessato. Se vi interessa, le opere le potete reperire tutte quante sul sito di Hollow Press. E ora però voglio sapere la vostra, conoscevate Matt Brinkman? Fatemelo sapere, e come al solito, se questo video vi è piaciuto, io vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube. Io qui parlo di fumetti, sì, ma anche di cinema, di serie TV, di viaggi e di tutto quello che mi piace. E se vi va, seguitemi anche sugli altri social, lì pubblico commentini un po' più short, mini approfondimenti, mini recensioni, tante stories e racconti di viaggio, e vi aggiorno anche sulle prossime pubblicazioni che troverete proprio qua su YouTube. E anche questa volta io ho finito di chiacchierare, grazie per avermi ascoltato fino a qui, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!